per noi era un test importante, ci stiamo allenando dai primi di agosto, quindi sono momenti di verifica importanti, perché ovviamente il salto di categoria è difficile da prevenire, no? Però oggi c'è stato bene, siamo stati dati degli obiettivi, che era sicuramente alzare il livello difensivo, tenere il possesso di palla, e qualche volta ci siamo riusciti. Poi il risultato, voglio dire, conta, è importante, però non è tutto in questo momento, è molto importante la crescita. Abbiamo votato 24-25 giocatori, la prossima settimana ne giocheranno degli altri, quindi insomma stiamo un po' valutando tutte le opzioni, però sicuramente un altro passetto per arrivare, insomma, a questo campionato, che per noi è, ripeto, è un onore e anche un po' un'incognita, e insomma è andare sul rugby che conta, al quale non siamo ancora tanto abituati, quindi bene, oggi molto bene. Abbiamo cominciato molto bene la partita e questo ci ha dato la fiducia poi per gestirla il secondo tempo. Dici, ho visto tanti giocatori entrare in campo, quindi tante opzioni di gioco provate da voi, dallo staff. Sì, abbiamo avuto la possibilità, appunto, con questa fiducia anche di poter fare parecchi cambi e dà la possibilità a tutti di provare. Devo dire che il gruppo è molto completo e soprattutto fiducioso dei loro mezzi. Hanno dimostrato tutti di essere ben allenati e di giocarsi la possibilità di entrare in campo e aiutare la squadra. Cosa ne pensi anche degli nuovi arrivi della rosa? Ah, sicuramente sono aggiunti alla squadra quest'anno degli ottimi profili, ma soprattutto si sono uniti tutti insieme come una vera squadra. Questo ci permette di lavorare bene tutte le settimane, di trovare il sorriso e dare la fiducia che serve a questo team per continuare a lavorare e sperare per il nostro obiettivo, che è quello di salvarci e di divertirci soprattutto. Hai già notato le differenze tra gli impatti tra domenica, tra il weekend scorso e oggi? Sì, se ne sono accorti loro soprattutto. Rispetto all'anno scorso la fisicità è cambiata completamente, ma non soltanto la fisicità, i tempi con cui si devono dare le prestazioni. Quindi i tempi sono ridotti, c'è molto meno recupero e bisogna anticipare, bisogna muoversi molto senza palla. È una cosa che stiamo lavorando piano piano e i giocatori se ne stanno rendendo conto.